Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Scimmie in questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, sono uscito a affrontare questa, per vedere quanta esperienza facevo con questa ombra qua, quella rossa che avevamo affrontato nello scorso video, e sono passato soltanto semplicemente uccidendola, si vede che ci mancava poco. Sono a 28 e ci vuole una vita per passare, però già, meglio di niente, gli altri sono tutti 27, 26, 25, però adesso andiamo a salvare un attimo. Volevo fare avanti e dietro, ma la safe room non resetta, quindi yes, insomma, va bene lo stesso. Salviamo e siamo a posto, perfetto. E andiamo a affrontare quelli là, quelli brutti brutti. Quindi, dobbiamo fare due cose. Allora, uno sarà debole al tuono, l'altro al nucleare e un altro al psico-cinetico. E quindi andiamo, vediamo cosa dicono. Se ci avviciniamo ancora dobbiamo combattere, sì, punto, certo, abbiamo fatto tutto. Cari Shiro, bastardi, come siete arrivati fino a qui? Che ne è stato della security? Ci dispiace, per noi è stata una passeggiata. Beh, non è stato poi tanto semplice. Spazza via questi vermi, tieni lontano dall'ascensore a qualunque costo. Eccolo qua. E da uno, bello grosso, ci sarà da divertirsi. Allora, fui chi e devo il tuono. Fui chi, ecco, adesso dimmi chi cazzo è fui chi. Demone del furibondo sarà quello, demone del tornado. Tornado per me è questo che devo usare. Ah, ce l'ho già, ok. Sì, ma non puoi avere una sfiga del genere. E che cazzo però. Porca merda. Vabbè, facciamo meglio intanto, no? Che cazzo. Come fa, ma allora, tu c'è il nucleare e fai un po' così, va. Più o meno. Ok, quello è andato. Poi staffetta con Joker, che dove possiamo usare il tuono. Possiamo usare anche con quell'altro, che usiamo il tuono e facciamo staffetta di nuovo. Tuono, vai. Perfetto. E staffetta, vai. E lo usiamo il psycho cinetico. Ok, no, io voglio più di psycho, che è questo qui. Ok, andiamo con questo psycho cinetico, vai. È debole, però non è, è molto resistente a tutto il resto. Allora facciamo così e facciamo così, vai. Perfetto. Ottimo, uno è rimasto folgorato. Brutta storia. Meno male che non ho. Te sei andato. Qui facciamo debole al Ferrei. Vai. Perfetto. E qui facciamo comporte dando fisico medio a tutti, a bassa chance. Vai. Perfetto. E qui facciamo una cosa da panico. Vai. A posto. E adesso vediamo quanto. Oh beh, è andata abbastanza bene. Vai. Beh, è stato un vero piacere. Dubito che io possa prendere i soldi da te. E infatti, io ci provo sempre, perché non si sa mai. Beh, dicevo che avrei incontrato più difficoltà, invece è andata abbastanza bene. ...7.700 di esperienza. Beh, Flauros è salito. Ottimo. Oh, aumenta l'illusione delle abilità fisiche. Ottimo, ottimo, ottimo. E abbiamo resistenza aumentata, agilità bassa, però dai. Va bene. Dov'è Kaneshiro? Se l'è data a gambe mentre eravamo impegnati a combattere. Già, ma nella fretta sembrava aver perso questo. È un diario. Vediamo cosa nasconde. RCOI1H2. Che vorrà dire? Le pagine successive sono state strappate. Che si tratti di una specie di codice? Anche se non capiamo nulla di quella roba, andiamo avanti lo stesso, giusto?
Vista la reazione di Kaneshiro, questo ascensore dovrebbe condurci all'area più nascosta della banca. In tal caso sarebbe anche l'area più sorvegliata. Dovremmo essere pronti in qualsiasi evenienza. Ok, io una salvatina la vado a fare visto che siamo qua. E a due passi la faccio. Così almeno siamo a posto. Poi dobbiamo andare avanti e vediamo cosa fare. Allora, Sava, grazie, molto gentile. Vorrei mettere un attimo un pochino più di difesa. Persona, chi è che aveva le statistiche migliori di agilità? 17-19. Andiamo con 19, siamo a posto. Allora, andiamo qua. E vediamo cosa fare adesso. Dobbiamo andare qui, dato abbiamo esplorato tutto. Non abbiamo... Sì, vabbè, questi ancora dobbiamo esplorarli. Però tutto il resto dovrebbe essere fatto tutto. Non c'è niente di rosso. Magari una porta non aperta, poi vediamo. Di andare qui. Ok. Oi, elevator no soto mite miro. あれ全部金庫かよ。頭おかしいだろ。こんな数を総当たりしてお宝探すの？待って。この独特な形。これどうかしたのか。私の予想が正しければあの小さな金庫を全部調べる必要はないと。マジ？多分だけどね。理由については確信が持ててから話すわ。 Vediamo se riusciamo a vedere. Ah, ok, adesso ci siamo. Cazzo, sarà divertente? Però vedo che c'è una stanza qui. Ah, la safe room, pensate voi. Vabbè. Abbiamo pensato a saperlo. Figo, sì, figo, tutto figo. Allora, adesso c'è una sequela di cose che dobbiamo fare. Adesso seguo la guida così non sbagliamo. E siamo a posto. Ok, guardiamo. Vedete qui, c'è... Adesso faccio un giretto per far vedere. È tutto chiuso, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che il cavo prenda una certa direzione di apertura. E per fare ciò dobbiamo spingere dei meccanismi. Allora, nel corridoio questo, tra la safe room e l'ascensore, c'è un pannello di controllo dove dovremo inserire la parola RICH su un pannello. Quindi, questo è il pannello RICH. Sopra il tastierino numerico c'è scritto qualcosa. Rich, okay, esatto. Qui dovremo mettere il codice 0102. Ok. Un momento, potrebbe voler dire qualcosa. Credete che abbia a che fare con quel diario? Ovvio. Fammi pensare. Se ricordo bene diceva RC0, vabbè, quello lì. Visto? Ci sono tutte le lettere della parola rich. E quindi la R sarà... insomma, ogni cosa corrisponde a qualcosa. A 01. Voglio capire come ci si arriva. 01, 02, boh. Vabbè. Vale la pena provare. Ci pensi tu, Joker? Ok, mi inviterò qualcosa. Lasciamo tutto nelle tue mani. Il tesoro potrebbe essere qui dietro. Se non sai cosa fare, controlla il diario di Kaneshiro. E tra le nostre cose. Allora, io vorrei anche capire un po' da solo. Perché oggetti, tra le nostre cose. Strumenti materiali. Carte del 41, che bello. Qui no. Chiave, seme. Diario di Kaneshiro. Come lo controllo? Conferma. Cosa qua? C'è scritto RC, ho capito. 01 e l'altro 0 dove sarà? Boh. R corrisponde a 0. I corrisponde a 1. C corrisponde a 1. Boh, non lo so. Vabbè, comunque sia, è questo qui il codice. Vale la pena tentare, prova. Allora, ci proverò. 0 1 0 2. Ok. Ah, devo spingere così. Correct. Oh.
cavoli. E questa è una delle porte aperte. Si è mosso tutto il cavo. Dunque, le mie ipotesi potrebbero essere corrette. Soldi, mi servono altri soldi. Devo arricchirmi ancora. Per i ricchi, tutto è possibile. Quella voce. E Kaneshiro ci sta osservando. Non penso. Sembra più la voce del suo cuore. Credo davvero che ruoti tutto attorno al denaro. Sì. Allora, ricatta le persone derubandole dei propri risparmi e non ne ha ancora abbastanza. Che imbecille. Ma soprattutto, il messaggio sul diario era il codice PIN? Sì, così sembra. Ma da qui in avanti dubito che sarà altrettanto facile. Le altre pagine sono state strappate dal diario. Chissà quale indizi contenessero. Beh, non siamo pessimisti. Diamo un'occhiata in giro e cerchiamo qualche indizio. Dobbiamo andare avanti e trovare quel PIN. Adesso noi cerchiamo di stare attenti, eh? E dobbiamo fare un po' di viaggi, quindi guardo la guida e vi dico. Ok, tutto chiaro, andiamo pure di qua. Apriamo questo. E qui dobbiamo darci da fare, perché dobbiamo fare piazza pulita, perché poi non ci dobbiamo più tornare. Perché se dobbiamo ritornarci e che ci abbiamo dimenticato qualcosa, dobbiamo fare tutto a capo. E non è piacevole. Allora, piano, eh. Oh, cazzo. Molto shadow, shikamo tsuyousou da ze. Non riesco a vedere un cazzo. Oh, porca vacca. Ale, e tu sei un bello stronzone, perché insomma bisogna darsi da fare subito con te. Ok, posto. Quindi vediamo se riusciamo a fare così. Tanti figurati e confusione, vai, perché sei un po' confuso, forse sarebbe meglio, voi così dite. Facciamo attacco fisico. Perfetto. E facciamo zio. Boccato. E lo scordato, però porca troia. Meno male che era confuso, eh. Ma guarda, con quella puttana. Ma si potrà? Cioè, è incredibile che sia una roba così. L'attacco continuo dietro l'altro. Io non posso fare altro, adesso non ho nessuno. Vabbè. Vai. Porca vacca. È veramente tremendo. Io da solo faccio tutti quegli attacchi, è esagerato. Ale, 700, però dai, va bene. E intanto Sasuke lì, Yosuke, come cazzo si chiama, è salito. Vai, ok. Andiamo questo. Poi vediamo un po'. Oh cazzo. Vai. E qui prendiamo. Che bello, prendiamo una bella chest. Oh cazzo. Tu sei demone della battaglia. Vediamo a cosa sei debole. Benissimo, avento e sacro. Ok, io vento ce l'ho. A un solo nemico. Ce l'ho pluri. Vediamo se ce l'ho pluri. Però al momento io chi ho? Ortus. No, vediamo se abbiamo qualcuno che riesce a fare. Garu cosa fa? A un solo nemico no. Vediamo se c'è qualcosa. Questo è sempre Garu. Qualcosa che faccia più. Sempre Garu. Sempre Garu. Non abbiamo niente di più. Però abbiamo anche il sacro. Non so come. Ha un solo nemico. Niente, ci è andata proprio male. Adesso li guardo, ma mi sembra proprio che non possiamo farci niente. No, di sacro non c'è niente. Quindi andiamo a prendere quello più forte. Ripeto, 50%. Questo lo vorrei provare a fare, ma non ho né l'uno né l'altro. E quindi andrei di questa non posso usarlo. Andiamo a forza di questa. Che c'è Garu, vai. Allora, Garu. E almeno stiamo attenti, dai. No, volevo vedere se riuscivo a fare da massa. Facciamo prima, pazienza. Ok. Dammi i soldi. 2000 solo? Un po' poco. Ma ti arrabbi per poco. Vabbè.
Allora adesso abbiamo il micione che lui fa quello lì da no da tutti e siamo a posto. Ok. Ho dei soldi? Quanti mi dà? 8.000. 8.000. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto tanto. E adesso Garu. E qua proviamo a vedere se riusciamo a ammazzarlo. No, non ce l'ho fatta. Ha resistito. Ha resistito. Ok. Vai. Posto. Pensavo di farcela. Chiedere un altro po' di soldi. Pazienza. Dai, 20.000 di tutto rispetto. Anche 200 di esperienza non è male, eh. Allora, come siamo in salita? Siamo così, non si sa mai. Allora, qui possiamo prendere qualcosa? No. So che ne abbiamo già visti nel palazzo, ma diamine, è orribile. Cioè, è un salvadanaio d'oro, porcellino. Mi sembra ovvio che non pensi a dato che hai i soldi. Vabbè, abbiamo esaminato... Oh, ma ci sono cose. Allora, facciamo così. Perlina, mi fa piacere. Qui non possiamo fare niente, eh. Invece sì. Gioca? Forse abbiamo trovato i comandi che cercavamo. Possiamo fare qualcosa di più? Qui? Cioè? Non so che... Ah, per le telecamere. Salve. Beh, la cosa mi interessa. Guardate, la sala sinistra è sparita. Possiamo proseguire, anche l'avevo vista. A tutte le guardie, a tutte le guardie. I ratti sono riusciti a spingerci fino all'ultimo piano. Rafforzate le sicurezze a tutti i livelli. Non devono percorrere oltre. Proteggete il porcellino dorato a quello che costo. Diamine, deve essere proprio agitato. Teme più di ogni altra cosa che mettiamo le mani su questo porcellino dorato. Kizita. Beh, credo proprio si riferisca a quello laggiù. E a quanto sospetto, secondo me. Pagina stoppata. P1. Che diavolo vuol dire? Un momento, il bordo è strappato. Che sia... del diario di Kanshiro? Allora è la parte successiva del codice di prima. Dovremmo esserci utili. Bene, tutto qua insomma. Vabbè, facciamo così. Adesso abbiamo tanta bella roba da finire di esplorare. Allora, calma e sangue freddo. Ok. Così dovrebbe essere sufficiente a togliere le telecamere. Oh, che bello. Possiamo essere un pochino più liberi. Allora, vediamo un po'. Cioè, non c'è tanto da esplorare effettivamente, però qualcosina c'è. Oh cazzo, l'ho mancato alla grande. Ma poca vacca! Non ci siamo proprio. Dicevo prendere il cane e ho preso il porcello. Beh, insomma, non c'è. Ok. Vai. Poi. Vai così. Mabufu, vai. Perfetto. Andata, chiediamo un po' di soldi. Un po' di soldi. 8.000, mi sei piaciuto. Più soldi, grazie. Grazie. Massimo tre volte, non oso di più perché quasi sempre si incazzo. Dai, sono 16.24. Ci può stare. Quindi 24.000-25.000 ce li portiamo a casa. 26.000, benissimo. Sate. Ok, possiamo andare avanti. Dunque, qua abbiamo fatto. Qua c'è dell'altro, perché adesso abbiamo aperto. Fatti vedere se c'è altro, qui ci siamo venuti. Va bene, andiamo pure di qua. E vediamo cosa fare. Questa è chiusa, quindi dobbiamo fare qualcosa. E qui. Un dispositivo per l'inserimento di un pin. C'è scritto Reap. Reap come mietere, perché mettere una password del genere... Quell'uomo vede le persone come banco, matambulanti, forse incassare il denaro gli ricorda la mietitura. Vieni qui. Kaneshiro è marcio fino al midollo. Se funziona come prima, gli indizi dovrebbero aiutarci a capire la password, giusto? Vedremo, perché non controlliamo le informazioni che abbiamo a disposizione. E qui dobbiamo mettere... Sì, dai, ok. Prova a farlo e vediamo cosa dobbiamo scrivere. Beh, è una cosa molto semplice perché è P1 e quindi il pin sarà esattamente niente perché manca un pezzo. Rifletti. Manca un pezzo del codice, quindi dobbiamo andare più avanti e prenderlo. Stiamo attenti. Andiamo qua.
perfetto. Andiamo qua. Scendiamo. Ottimo. Andiamo di qua, stiamo attenti perché eccoci qua. Vai. Sono tutti più deboli di noi, però questo non significa che non ci possano fare il culo. Quindi non lasciamo la guardia. La signorina non ho niente che possa essere, però un bel Maguru non fa male. Qua così dobbiamo fare. C'è un ferai a tutti. Ok. Johanna! Ok. Vai. Ottimo. E adesso andiamo con non ce l'ho oggi, non me lo ricordo più, non ho voglia di vederlo. Facciamo così. Porca vacca, gli ho fatto un culo da pari con la signora. Nel senso buono. Eccoci qua. E qua chiediamo soldi. Fuori soldi. Non rompi, ma dammi i soldi. Ho sposto i capelli, fa qualcosa di buono, insomma. 1200, no, è troppo poco. Quando è così poco non conviene. Cioè, possiamo massimo tirare fuori 3-4.000, ma non è detto anche che possa essere così. Perfetto. 2400 e 306. Oh, Leanna Sid. Oh, signorina. Sì, sì, adesso vediamo cosa... Oh, salve, signora. Questo è Shanti, infliggere soggiogamento mi piacerebbe. Diminuisce la difesa di un nemico per 3 turni, potrebbe essere una manna. È un problema. La metterò a posto di questo. Perché questo fa a tutti, danno leggero opzionale a tutti, costa 10 per carità, l'altro costa 8, quindi non è che costi chissà quanto in più, e mi dà molto più vantaggio, quindi va bene. Allora, salve. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Qui si deve aprire, se non ricordo male, qui non potete nascondersi, basta. Allora. Vai. E anche il cane è andato. Cerco di generarmi gli altri SP sono a posto. Oh, ma questo è facile. Ecco qua. Benissimo. Soldi. Ce ne servono un sacco. 5.000. Mi sei stato molto... vabbè, ma insomma, sei vizioso. Un lag da panico. Ma io farei così, così ci digeriamo un pochettino. Ok. Signorina, insomma, nel senso. Vai. Ah, lei ha preso... Ma quanti cazzo di attacchi fanno? Me lo spiegate? Cioè, sono un po' troppi, Allora. Vai. Ok. Dammi i soldi. 2000 troppo poco. Via. Tieni. Quando abbassano così è inutile. Quando è alto che dobbiamo assistere. Perfetto. Andata. 8744 di esperienza. Oh, così mi piacete. Salite di esperienza. Vai. Così. Perfetto. Ottimo. Allora, stavamo dicendo andiamo avanti qua, però mi sono scordato da dove devo andare. Di qua. Ok, qui si sale, va bene. Prima di fare ciò, qui c'è il pezzo di maiale che manca. Ottimo. Perfetto. Pagina strappata. E up. Ok, li abbiamo tutti quanti, scusate. Perfetto. Più indizi troviamo, più ci avviciniamo a scoprire il codice. Forza, andiamo di corsa dalla macchina per inserirlo. Sì, volevo andare dalla macchina per inserirlo. Volevo vedere anche dove portava questo. Ok. Scusate. Perché lasciarlo lì? Replica d'arma, ottimo. Questa serve per fare delle cose. Delle trasporte. Dopo vi dirò adesso. Tanto è inutile che vi spiego adesso, cose che anch'io comprendo poco. Quando arriverò al punto che leggerò bene, ve le spiego a dovere. Allora, no, di qua no, se no risentiamo tutto di un cazzo di casino. E il codice. Dove sta cacchia? Allora dove metto il codice? Mi sono perso! Ma è sempre il solito sono. Dovrebbe essere qui. Ok. Dovrebbe essere qui.
A parte che sì, perché qui dovrei aprire questo. Vai. Gioca? Perfetto. Ah, scusate, dicevo che mi diceva qualcosa. 0931. In pratica è così: R uguale a C, che è uguale a 0, I è uguale a 1, H è uguale a 2, G è uguale a 1, E è uguale a 9 e A è uguale a 3. Con questa tabella riusciamo a fare qualsiasi cosa. Che cavolo, dammela prima, no? Ma porca vacca. 0931, ti viene a dire. Perfetto. E anche questa è andata. Benissimo. Quel suono sembra che il cavo si sia mosso ancora. Ok, ha funzionato. Non vi si non si avvicina nemmeno alla tua quota del mese. Non voglio sentire scuse. Devi mietere fino all'ultima moneta. Di nuovo questa voce. Se non ci arrivi, te lo spiego io. Le persone che non possono guadagnare denaro sono inutili. È del tutto distorto. È davvero convinto che il denaro sia più importante della vita umana. Che uomo patetico. E cos'è? Già, chiudiamola alla svelta. Probabilmente la porta è aperta e è andata in pace. Quando è la messa, dovremo tornare a controllare. Che ne pensi, Joker? Togliamo subito a Cavo? No, esploriamo ancora un po'. Perché io non ho finito mica, eh. Cioè qui... Ah, qui non si apre. Dall'altro lato. Io volevo vedere prima... Scusate, dato che ci sono, quell'altra porta, quell'altra scala. Ok. Oh, salve. Maialino. Benissimo. Unlocked. Ottimo. Ma finché non risetta il tutto. Ah beh, abbiamo... Perfetto! Io ho esplorato qualsiasi cosa. Sono più che soddisfatto. Possiamo andarcene tranquillamente. E siamo a posto. Qui cosa c'era? La giro. Ok. Andiamo. E questa è fatta. Dai, sono contento. Abbiamo fatto tutto quanto. E non ci devo neanche più andare qui. Quindi per me è un vantaggio. È una vittoria, insomma. Ed ecco qua. Noi siamo qui che possiamo praticamente andare al terzo. Perché questo era 2. Un numero... 2, sì, esatto. Allora, visto che comunque siamo alle spalle della safe room, io salverei. Scusate, è gratis. E lo facciamo. Intanto non abbiamo risultato niente. E siamo a posto. Vai, Sava. Guardiamo quanti soldi abbiamo. Il livello è interessante perché siamo finalmente a 28. E abbastanza anche gli altri, ci mancherà poco. E vediamo un po' le persone come sono messe. Abbastanza bene. Potrebbero andare meglio. E... i soldi, abbiamo 445.000. Siamo vicini al obiettivo che abbiamo prefissato. Perfetto. Consideriamo che dobbiamo ancora vendere quello che abbiamo trovato e che dobbiamo ritornarci. Quindi c'è da fare questa considerazione. Ok, adesso dobbiamo. Oh, si è aperta! Questa è la seconda. Chissà quante altre ce ne sono. Lo scopriremo di sicuro strada facendo. Andiamo alla prossima. Qui dovrebbe esserci anche un seme. Allora, intanto andiamo qua e andiamo. Al cavo numero 2, cioè numero 3. Dunque, sto pensando, sì, possiamo andare. Ok, andiamo pure. Spero di riuscire a spiegare bene, però sto cercando di leggere il meglio che posso e farvi e spiegare e capire. Cazzo. Vai. Perfetto. Ma non potrei affrontare anche esattamente, ma se per sbaglio mi aumenta la l'allerta è un casino. Quindi cosa facciamo qui? Così. Scusate. Così. Vai. Due li facciamo lì. Andiamo in ermi. E il terzo, eccoci. Oh, mi hai regalato un buon morso, ma sei stato carino. Vabbè, niente, facciamo così. Mi ha legato lo special. Chissà cosa comporta usare questo special quando c'è della gente che è già comunque messa male. Però ha una solo. Interessante. Questo non me l'aspettavo. Andiamo.
Facciamo, io adesso non mi ricordo a cosa sono resistenti. E niente, a parte solo l'attacco fisico. Quindi io ci vado più pesante, no? Vai. Perfetto. Qua facciamo Garu. No, non ce l'ho quello più. Mafei, no. Farei, no. Mi sembrava... Ah sì, tutti due, ok. Vai. Perfetto. Andata. Abbiamo preso pochi soldi, però abbiamo preso tanta esperienza. E infatti lei è salita. Nuova abilità. Pioggia di energia. Cura, confusione, paura, disperazione, depressione. Cura tutto, cura. Qualsiasi cosa. Eccolo qui. Ok. Chissà come li possiamo disattivare. Per adesso esploriamo e poi vediamo. Ok. Non funziona, quindi mi tocca andare a forza qui. Nasconditi. Vai. A posto. A posto. Così possiamo fare anche queste. Qui ci chiediamo tanti soldi, eh. Ecco, le scassamaroni sono più che altro loro. Perché sia ucciderne una. Vai. Vediamo un po'. Perfetto. Adesso posso chiedere la staffetta a lui. Chiare debolezze. Speriamo che non mi spacchi il culo troppo. Vai, e così possiamo anche dire soldi. Ah, che bello, questo giro. Porca troia. Una staffetta da panico abbiamo fatto. È stato un bonus atomico. Vabbè, è andata così. Ok, 1000. Però 1000 non male, dai. Va bene. Allora, esploriamo. Vediamo se ci arrivo da solo. Se no, guardo le soluzioni, eh. Ah, da qui siamo venuti. Ma porca vacca. Quindi devo guardare in alto. L'unica cosa che mi viene in mente è guardare in alto. Capiamo come fare, se non ce la faccio vado alle soluzioni. Tanto quanto difficile sarà, insomma. Allora. Lassù. Qua non siamo venuti. Che c'è un maialino. E magari qui si può andare di salire. Ma ha risposto col goloso cazzo. Oh, vedete che c'era qualcosa? Ho detto che c'era un modo per saperlo. Qui abbiamo preso tutto, sì. Andiamo. Perfetto. Penso qua. Ottimo. Penso qua. Io penso che lì ci si arrivi in un altro modo. Poi andiamo di qua. Allora, sì. Mi piacerebbe. Però io prima vorrei fare una cosa diversa. Scusate, siamo qua. Questo cosa fa? Toglierà. Scusate, non è meglio. Quindi prima facciamo sopra, poi facciamo sotto. Salve. Lei sicuramente doveva venire dopo, vero? Questa porta sembra diversa dalle altre. È tutta luccicante e dorata. C'è anche questo strano maialo. Forse dovremmo prima andare in ricognizione. Buongiorno. Questo ingresso è riservato ai dipendenti della banca di Kaneshiro. Per entrare mostrate la scheda d'accesso e pagare 100.000 yen. 10.000 yen. Capisco che i dipendenti debbano mostrare le loro schede d'accesso, però... devono pagare anche loro e non solo spiccioli. Quindi per Kaneshiro persino i suoi dipendenti sono risorse da sfruttare. Gli farà sicuramente guadagnare qualcosa, ma dubito si tratti di somme considerevoli. Che dovremmo fare? Non penso che dovremmo pagare Kaneshiro. Sapete che mi sembra che potessi pagare lo stesso, eh? Adesso guardo un attimo e vi dico. Ok, possiamo non pagare. Già, credo che ci convenga cercare un'altra soluzione. E la troveremo. Possiamo anche pagare tanti saluti, soldi ci dia per carità. Però non è questa la soluzione che volevo optare io. Allora, io andrei qua. E vedere se qua posso fare. Esatto. Perfetto. Chiuso. Ma apri, ce ne abbiamo 12. Ok. Giubbotto dorato. Vediamo questo giubbotto dorato se può essere una cosa interessante. Scusate, ho messo questo qui. Giubbotto dorato. Beh, qualcosina in più. Resistenza 3.
direi che è meglio. Meno invasione, però resistenza più 3, un giubbotto antiproiettili dorato. Lo proviamo. Vediamo qui se riusciamo a fare qualcosa in più. Riduce danno fisico basso. Però questo danno fisico riduce, però questo difende di più. Quindi proverei. E lui, vabbè, non si batte per quello che abbiamo fatto. E penso che siamo a posto. Ok. Adatta questa, possiamo andare a prendere quello. Quindi andiamo giù e andiamo a prendere quell'altro tesoro che era di qua. Esatto. Perfetto. Capsula di carta. E adesso possiamo aprire questa porta. Ottimo. Ma magari dopo. Vai, accidenti. Vai. Andata. Cominciamo a ammazzare tutti. Fare una strage atomica. Ma tu mi vizi. Allora, vediamo un po'. Ah, scusate, avete preso quello giusto. Ok. Poi vediamo. Lui era debole a? Allo psycho. Quindi io farei staffetta. Andrei qua. E farei lo psycho. Vai. E lui. Posso provare a prenderlo. Vediamo cosa dice se lo prendo. Un cazzo. Ma che cazzo vuol dire così? Ma questa proprio non l'ho mica capita, eh. Ok, vabbè. Ci sono rimasto male, scusate, ma non immaginavo. Dicevo che potesse fare qualcosa. Vabbè, facciamo così. Ok. Facciamo così. Perfetto. E facciamo di nuovo così. A posto. Ci sono rimasto male, mi ha sconfinato tutti i piani. E lei non fa niente, si sa. È perché mi scappa. Allora, sai, così mi scappa. Ok, staffetta. Allora, vediamo cosa possiamo fare con Garu. Ma se lo uccidere, forse riesco a fare quello che avevo in mente. Vai. No, ma non si può mancare. Cazzo. Vai. Come fa uno intontito a farlo mancare? Non posso farci un cazzo. Per forza ucciderlo, purtroppo. Vabbè. Non mi fa fare altro. Vedete che posso. Non può livellare e posso vedere solo uno. Ok, è l'unica spiegazione che viene. E dovrebbe darci però tanto di soldi. Lui dovrebbe darci 17.000. Vediamo. 16.000. Beh, è andato meglio di quello che pensassi. E 724 di esperienza. Allora, stiamo attenti. E qua la cosa che dobbiamo rompere. Perfetto. Andata. Telecamere fuori uso. Ottimo. Allora, cerchiamo di esplorare bene. Perché qua siamo venuti. Qua abbiamo fatto. Dovremmo essere a posto, eh? Andiamo pur qua. Andiamo qui. Attenti. Cagnolino. Vai. E lì altri soldi. Penso che ci arriveremo a 500, a questo punto. Con la gente che c'è. No, perché solo lui, quindi facciamo così. Posto. Benissimo. Sta boia. E farei Mabafu? No? Farei? Sì. Ok. Ottimo. Vai. E adesso chiediamo i soldi a lui. Dammi i soldi. Beh, insomma. Ma no, così pochi. Vabbè. Andata. Ottimo, dobbiamo prendere 2-3 mila, li prendiamo, per carità, è più che altro l'esperienza che mi interessa. 226, va bene. Sate. Ok. Qua facciamo così.
Porca vacca. Vai, perfetto. E stiamo attenti perché se quello ci fa rimuovere, dobbiamo stare molto attenti. Ed è lui. Allora, dobbiamo cercare di prendere qualcosa che gli faccia molto male. Vai. Cosa gli ho fatto? Confusione, non mi ricordo neanche. Sanzi infligge l'amnesia, che poi sarebbe meglio, però forse è meglio fargli qualche attacco normale. Questo cosa fa? Ripristina media. Vorrei ripristinare un po' di energia. Devo stare più tranquillo. E tu? Vediamo cosa fare. Attacco e picchiata hanno fisico pesante a un nemico. Ah. Oh, 166. Adesso mi piace di più. Vai, vai. E questo più questo, forse qualcosina facciamo. E che si riesce a attaccare il problema. Molto, molto problema. 223. Ecco, perché qualcuno lo indebolisce sempre. Qualcuno sempre, eh? Ah, ma ha fatto una strage, ha fatto. Ma cazzo. Meno male, madonna. Ma questo era di muovere, eh? Sì, ma ci induce una merda quello lì. È troppo potente. Non si fa una roba del genere, dai. Cioè, io ho ridotto di fare tutto da capo. Cavoli. Veramente è troppo esagerato. Oh, meno male, dai. Un po' più di livello, un po' più di vita, un po' più di mana, un po' più di tutto. Questo mi fa ancora più piacere. Cosa ci dà? Ripristina un alleato caduto col 50% di HP. Questo cos'è? Cura vertigini. Ripristina la quantità ridotta di HP a tutti gli alleati. Cura solo i vertigini. Cura vertigini e amnesia sono la stessa cosa. Ha un alleato a tutti. Ah beh, allora a posto. Vai. Andata. Che te, dunque, ripristina la quantità media di HP a un alleato. Questa cosa fa? Ripristina la quantità di HP ridotta a un alleato. Facciamo media, così siamo a posto. Andata. Bene. Va molto meglio così, stiamo attenti. Prendiamo questo. E magari ci rigeneriamo, che è meglio. Allora, vediamo un po' come fare. E questa, oh, finalmente. Speriamo che sia quelle sotto. Vediamo. Ok. Sotto quindi cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo fatto tutto? Chiedo, eh? Io vorrei anche vedere. Sembrerebbe di sì, se non mi è sfuggito qualcosa da salire. Che potrebbe anche essere possibile, che io l'ho fatta molto velocemente. No, non c'è niente. Ok, andiamo. Qui sopra. Ecco qua. Maialino. Brutta storia. Questo è ancora peggio. Signore, vabbè. Ah, non c'è niente. Io mi stavo già. Questa telecamera è fissa? No, non è fissa. Riesco a pensare. Oh, ci riuscivo. Vale. Bene. Dovrebbe esserci solo uno per tipo, di quelli là. Però meglio non rischiare. Ok, mi chiedo quelli potenti, che ci hanno massacrato. Vai. Vai. Perfetto. Circolare, vero? Vai. Però la staffetta aiuta parecchio. Fuori i soldi! Che cavolo, quando fai così non mi dai un cazzo. Vabbè. 1200, perché fai così? 1200, vabbè, abbiamo fatto 2000 passo, dai. Accontentiamoci. Andata. Perfetto. 3700, dai, mi va bene lo stesso. Allora, adesso siamo a posto qui. Volevo andare qui io per capire che cazzo se trovo quello da togliere. Perfetto. Un maialino. E qua c'è il maialone.
Devo trovare il modo di toglierlo perché non penso che spariscono normalmente. Ok, capito. Tutto chiaro. Vediamo un po', quindi devo andare qua. Sarebbe divertente. Non ci arrivo. È un po' difficile fare una cosa simile. Ce l'ho fatta. Ok. Vediamo, c'è nessuno. Ok, c'è quello lì. E qui c'è questo qui. E qui è il solito di prima. Vai. Vai. Ma secondo me questa è la parte di là. E quindi se io facessi così. Buongiorno, questo ingresso è riservato al. Gioca. Ok. Ecco come non pagare. Benissimo. Ha funzionato sul serio. Vabbè, è stato utile, insomma. Vai. Oh, pagina stampata 3. Perfetto. È una nota come quella di prima. C'è scritto UO. E come gli altri codici che abbiamo trovato. Credo che sia un indizio. Perfetto. Ottimo. E qui, finalmente, possiamo mettere il codice. Mamma mia, è stata dura. Allora, proseguiamo perché sicuramente c'è qualcos'altro. Perché qui non ho preso ancora quelle e non ho disattivato ancora le telecamere che si devono disattivare qua, porca vacca. Non le avevo viste. Ok, infatti dicevo, dai, ci sarà qualcos'altro da fare perché non ho disattivato. E qui c'è questo qui finalmente. Andiamo a prenderlo. Vai. Perfetto. Ed era da queste parti. Adesso vado a ricordare dove fosse. Eccolo, a posto. E qui doveva esserci l'ultimo. Oh, la pagina strappata 4, la G. Ok, abbiamo un altro indizio. Continuiamo così e arriviamo tutti, ragazza. Ok, andiamo di qua. E possiamo andare dall'altra parte. Perché io ovviamente ho un senso di orientamento incredibile. Ecco qua. Vai. Adesso possiamo farlo. Ugs, Ax. C'è scritto Ugg, Ax, non so come cazzo si dica. Quindi anche questa è da convertire in numeri. Spero che sia fattibile come gli indizi che abbiamo. Ok, dobbiamo finalmente scrivere. Ecco il terzo pin. Che parola è? Uge, colossale. Per esempio, sei un idiota colossale. Possiamo tradurlo in numeri, vero? Spero sia troppo difficile. Me ne occupo io. Oh, porca vacca. Qui dobbiamo scrivere 2319. A posto. E finalmente apriamo un'altra porta. Ottimo. Ottimo. Sembra che il cavo continui ad aprirsi. Bene, allora dovremmo. Non è abbastanza. Devo gettare un'ombra colossale. Che cos'è? Cos'è stato? Non abbiamo abbastanza. Ne ho abbastanza di farmi calpestare dagli altri. Ora tocca a me. È recuperabile. Non importa nulla delle persone che calpesta a sua volta. Sono sempre più decisa a ogni passo che facciamo. Andiamo avanti. Vuoi tornare al cavo? E torniamo al cavo. Perfetto. Adesso quindi io, dato che sono qua, posso salvare. Ok. Così almeno se faccio cacca, perché c'è un altro di quelli che mi, non dico one shot, però ci va vicino. Almeno mi tengo un attimo, eh. Ah, che soddisfazione, dai, è stato bello. 472.000. Ho detto 500.000, ci siamo molto vicini, eh. Perfetto. Adesso dobbiamo affrontare un mini boss veramente coriaceo. Fantastico, non vedevo proprio l'ora di saperlo. E vabbè, andiamo qui al C4 e giriamo. Guardate, adesso è aperto anche questa. Questo movimento, non c'è alcun dubbio. Notate qualcosa? Tutto il piano è cilindrico. È cilindro di una serratura. In che senso? Puoi spiegarti un po' meglio? Il cilindro è il meccanismo che verifica la forma corretta di una chiave. Se usi la chiave giusta, i dischi si allineano e la serratura si apre. Ora che l'hai detto, ho notato che i muri ruotano, ma il percorso no. Quindi tutto il piano sarebbe una gigantesca serratura. Esatto, i cavo più piccoli non hanno importanza.
più avanti ci deve essere un'area chiusa dalla stessa stanza. Dalla stanza stessa. E il tesoro deve essere lì. Dai, proseguiamo. Allora, fatemi vedere, perché a un certo punto noi dobbiamo andare da un'altra parte più avanti. Qua, ad esempio, vedete che c'è una porta chiusa. In realtà qui si va. Devo capire, devo ricordarmi anche come. Che al momento non mi ricordo, però sicuramente le soluzioni lo diranno, quindi a un certo punto lo faremo. Adesso andiamo a affrontare uno stronzo. Che bello, non vedevo l'ora. E di qua. Va bene, lui è bello tosto. Sì. Un altro di quei coglioni. Che ci fai qui? Guardate, alle sue spalle. Un altro dispositivo. L'ombra lo sta proteggendo. Allora, per proseguire dobbiamo eliminare. Sei pronto, Joker? No! Perché devo essere sempre io a farlo? Voi dovete essere i topi di cui si parla. Beh, Kaneshiro mi ha ordinato di non far passare nessuno oltre questo punto. Rassegnatevi a morire. Salve. Ma come sei bello! Porca vacca. E lui bisogna, l'unica possibilità di diciamo dargli lo status elettrico o lo status di ghiaccio e colpirlo con il sacro, perché l'unica cosa che è debole lui è il sacro. Meno male che io l'ho preso il sacro, che pensavo non fosse ancora ora di usarlo, e invece lo è. Da un attacco sacro meglio di un calcio nelle palle sicuramente è. Vai. Ok. Vai. Perfetto. 203. Vai, hai fatto quasi il 50%. Allora, vediamo cosa possiamo riuscire a fare. Altra confusione. Confusione non mi ricordo cosa sia veramente effettivamente, però. Facciamo così. Ha gettato via. Sei proprio stato carino, eh. Ma tanto tanto. Ok. Perfetto. È stato un piacere e tanti saluti. Katsu. È una cosa a cui non ho pensato. Vediamo, speriamo, vai. Ale, andata. Perfetto. 2000 gold più quelli che, vabbè, quello, con quello che ci aveva dato, e più 460 di esperienza. Beh, questa è andata meglio di quello che pensassi. Adesso siamo finalmente qui. Allora, qui dobbiamo fare una serie di cose. Se vi dico cosa, qui dobbiamo spingere. Questo non ha una password o altro del genere. Sarà per quello che l'ombra lo proteggeva. Non sembra che servano chiavi, ma ci sono dei pulsanti a destra e a sinistra. Deve esserci un motivo per la presenza di quella guardia. Cerchiamo di capirlo. Allora, dobbiamo spingere pulsante a sinistra. Ok. Perfetto. Adesso si è aperto lì. Quindi dobbiamo andare per forza di qui. E qua c'è un altro. Ok, da qui dobbiamo spingere. Ci guardo, vi dico, così almeno sono più tranquillo. Dobbiamo spingere pulsante destra. Dove era? Pulsante a destra. Ok. Benissimo. Vedete? Adesso si dovrebbe essere aperto qualcosa qui. In teoria no. Ho detto una cacata. Fatemi vedere. No, dobbiamo ancora andare di qua. Scusate, mi sono confuso. Ok. E adesso bisogna premere. Forse riuscirei a capirci di più. Fa quel che devi. Ah, dicevo. Premi il pulsante. Ok, così. Perfetto. Interessante, eh. E qui c'è un bello stronzone, bello potente. Oh, porca troia. Allora, lui è debole al ghiaccio, quindi per il momento togliamo Makoto e mettiamo Yusuke. So che non ha l'anello, però pazienza. Allora, vediamo un po' l'equipaggiamento. Yusuke ha cinghia della fotocamera, quindi va bene. E siamo a posto, andiamo pure.
Anche qui ci sono delle ombre, forse stanno proteggendo qualcosa. Quella sembra parecchio forte, è meglio assicurarsi di essere preparati a dovere. Va che ti spacco il culo, se non mi fai un critico. Quella è decisamente potente, siamo pronti? Ci proviamo, che vi devo dire. Cosa ci fate qui? Ma dato che siete qui, questo sarà l'ultimo posto che vedrete. Cerbero. No, c'era scritto Cerbero. Arriva in guardia. Cerbero, io sapevo che avesse tre teste, però forse un Cerbero. Mastino dell'Ade, un Cerbero, dice. Vabbè, va bene. Io farei che ci... che tu non hai qualcosa di interessante che potrebbe servirci. Ottimo, è andata benissimo. Beh, gli ha mancati molti. Allora, Bafu, vai. Perfetto, almeno questo non ha mancato. Vai subito, spacca tutto. Devo di fare almeno un terzo, un quarto, un quinto. Tu all'attacco fisico come reagisci? Molto bene, devo dire. E quindi Mobafu, vai. Perfetto. Beh dai, per adesso la prima parte è andata bene. Vediamo la seconda. 200. Punto facciamo così. Mi va bene. Cioè, lui fa un gran attacco fisico. Mi va bene per quello. E questo. Vai. È stato un vero piacere. Arrivederci e mi saluti tutti quanti. Eccoci qua. 530 e 5000. Oh, Pixie superiore salita. Signorina, cosa mi dà lei? Non me lo ricordo. Ripristina una qualità media. Oh, che cosa bella. Lei è? Colpo stordente. Danno fisico medio a tutti i nemici. Boh, ma porca vacca. Mi fa tanto piacere. Lui cos'ha di... Potrebbe aumentare di poco la chance degli alleati di evitare gli attacchi fisici. È buono come cosa. Allora, rimettiamoci. Allora, prima di tutto curiamoci. Vai. Rimettiamo nel nostro gruppo la signora. Togliamo lui e mettiamo lei. Era lei, vero? Sì. Adesso possiamo finalmente scendere qui. E qui c'è questa. Oh, l'altro seme. Salve. Sono qui per lei. E abbiamo preso 3 di 3. Ottimo. Così recuperiamo anche gli SP che ci mancavano. Seme blu. Dopo questo lo diamo a José appena andremo al memento. Ottimo. Cristallo della gola. Ishigetto! Kono paresu wa completo da. Questo permette di usare a chi lo indossa l'abilità Marakuja. Kakuja, insomma, quella lì, insomma. Allora, adesso devo tornare indietro a respingere il pulsante che del pallone del controllo che avevamo spinto prima. Vediamo se ce la facciamo. Di qua. Spingi il pulsante. Il pulsante. Torniamo a quello precedente, a questo. Ok. E anche qua pulsante. È la nostra unica opzione. Rischiamo e proviamo di premere il pulsante. Prendi il pulsante. Perfetto. Abbiamo allineato tutto. Adesso andiamo indietro e salviamo. E possiamo proseguire di qua. Beh, sono contento, dai, ho fatto un sacco di cose. Perfetto. È al 100%, senza lasciare indietro niente. Poi scoppierò che ho lasciato indietro mezzo mondo. Mi insultate nei commenti. Ok. Scusate, ho dato una cagnata da panico. Possiamo andare. Qui non c'è niente. Andiamo qua. Che gioca, che scala, non abbia detto qualcosa. E qui abbiamo un'altra posta da scendere. E siamo pronti. Vai. Benissimo. E questa è l'ultima parte. Shadow Hacken Stase. Dosre, gioca.
perfetto. Certo che a parte quelle rosse ne abbiamo trovato il suo di più potente, eh. Dicevo di essere un po' sottolivellato. A quanto pare sono sopravvivellato. Tu fa la mano con l'altra cosa. Andiamo a fare così. Ok. Vai. Doveva ce l'ha fatta. Ok, tu chi sei? Niente. Niente. Vai. Perfetto. Tu adesso mi dai dei soldi. Assolutamente me li dai. Fuori i soldi. Sgancia la moneta. Sei da solo, sei mezzo rincoglionito. Quindi è meglio che me li dai. 3 massimo faccio di più. Ok, e adesso gli diamo anche il resto. Così prendiamo l'esperienza di tutti quelli che abbiamo ucciso. Ottimo. Perfetto, è andata bene. 18.800. Oh, ma cosa ci ha dato l'incenso di forza? Che cosa bella. La signorina è salita, andate in pace. Bene, adesso che hai fatto questo... Eh già, è stata una bella, bella, interessante la vittoria. C'è da fare altre cose. Kami. Oh. La sicurezza sembra più rigida qui. Nessun problema. Ci basta togliere l'energia dalle sbarre, come abbiamo fatto in precedenza. Stando al loro aspetto, direi che abbiamo bisogno di trovare delle centraline. Ok. Non è bella. Qui non c'è un cazzo. Lo rompo lo stesso. Penso. Ok. Vai. Vediamo cosa fare, perché sennò non sto leggendo le istruzioni, sto cercando di arrivarci da solo. Intanto prendiamo questo che è molto interessante. No, poi qui facciamo così. E immaginiamo che ce ne fosse solo una. Ok. No, perché se salto giù non vedo un cazzo. Vado lì. Quindi per arrivare di qua, che ce n'è un'altra, che strada devo fare? Sì. Adesso andiamo qua. Allora, sì, sì, apri, apri, non ti preoccupare. Benissimo. Catena di perline. Preferivo trovare qualcos'altro, però... Allora... Qui dobbiamo romperlo. Sto pensando, ma secondo me è così, a naso. Devo andare qui. Qui così... E qua così. Ok. Ok, ce ne manca uno. A quanto pare la nostra caccia all'elettricità non è ancora finita. Vabbè, però abbiamo fatto già qualcosa. Io sono più che soddisfatto. Abbiamo preso quello, abbiamo fatto quell'altro. Per te ci sarà qualcosa. Sicuramente avrò lasciato dietro mille cose. Però dai, per adesso sono abbastanza soddisfatto. Aia. Vabbè. Vabbè, almeno non ci ha fatto l'imboscata, dai. Oh, signorina. Ok. Vai. Bohono. Ale. E io ci darei ancora di più potenza. Così fai un'esplosione da panico, sempre più felice. Ok. Signore, non si fa così, maleducato. Mi ha distrutto il gioco. Porca vacca. Vabbè. Vabbè. Pazienza. Salosta. Ma sto punto. Ecco qua, andata. Andata. Oh, interessante. Questo non me l'aspettavo. Allora, adesso che abbiamo fatto la nostra ingresso plateale. Calma, eh. Ok, qui, grazie. Fatemi capire. Ok, qui dopo ci dà. Però io volevo cercare il cano. Eccolo. E lì c'è la cosa da corrente. Perfetto, abbiamo trovato tutto. Vai! Boccato. Perfetto! Abbiamo trovato tutto, dai. Oh. Molto interessante.
Vai. Intanto scarichiamo quello che dovevamo scaricare. Facciamo un buon One More. Abbiamo il One More che ci dà, cioè la staffetta che ci dà dei vantaggi. In più abbiamo l'attacco aumentato. Immaginavo che avrei fatto una strage. Ok. 1000 di denaro. Oh, Makami, Makakagi, un cazzo si chiama. Questo fa chance di infliggere amnesia a un nemico. Oddio, non è che vada proprio matto per questo, quindi lo toglierei. L'altro è resistenza depressione, diventa la chance di essere colpito da disperazione. Va bene, allora visto che abbiamo fatto, andiamo qua a spaccare tutto. Grande. E anche questa è andata. Sembra che abbiamo finalmente disattivato le sbarre. Perfetto. Allora, lì dobbiamo andare. Però prima finiamo qua. Voglio capire se ho preso tutto. Scusate, ma è importante capirlo. Okay, andiamo pure. Ma com'è possibile che sia entrata un'altra? Ok. Pagina 5. E qui c'è OH10. Anche i calcoli adesso, santo cielo. Ok. Andiamo giù. Di giù. E dov'è che era questo ombra? Sta facendo il giro tondo? Vai! Perfetto. Così me ne libero e sono a posto. Allora, tu... Maffei, vai così almeno. Facciamo un po' di danno a tutti. E adesso dobbiamo semplicemente fare quello lì. E con Kuri. Vai! Vediamo... sta boia, leppa. Speriamo che questa qui cominci a rompere i maroni. Ci hanno tolti subito. Ma porca, ci dà 2000, non neanche. 3000, dai, 3000 mi può quasi bastare. Ma... sapevo che lo prima era dire. Il topless è poca vacca. Ok. Mohana. Ok. Quali soldi? Non ho prima Roni. 7000? Porca vacca. Mi ha dato tanto. Oh, porca vacca. Fantastico. Devi parecchi da parte, signori, che devi, non voglio saperlo. Ma porca vacca. Ecco qua. 27000. Con annesso livello di Joker. Perfetto. Cosa mi dai? Danno elettrico medio a un nemico, possibilità di... Allora, danno elettrico medio, togliamo questo. Che danno elettrico leggero a un nemico, possibilità di folgorare. Così andiamo direttamente al medio e siamo a posto. Perfetto. Sate. Allora, fatto ciò, possiamo tranquillamente andare in quel posto che era di qua. Ok. Ok, cosa ci dicono? Merda, è una follia. Casseforti ovunque. Kaneshiro deve avere accumulato una fortuna inestimabile. Tuttavia, dando un'occhiata al palazzo, non sembra averla riinvestita in niente. Forse la sua unica ossessione è quella di accumulare, tipo Paperone dei Paperoni. Comunque non è questo il momento per pensarci. Proseguiamo. Ehi, guardate laggiù, è uno di quegli indizi. E quella non è elettricità diretta alle sbarre? Hai ragione, da qui non si passa. Immagino che dovremmo cercare un altro percorso. Cerchiamolo. Non è che sto qui e non fa niente, insomma, nel senso. Ok. Ah, qui la stessa cosa di prima, vero? Porta del covo dorata. Non c'è la cosa, quindi è inutile. Ok. Vai! Benissimo. Signorine, eccoci qua.
Perfetto. Adesso staffetta, grazie. E facciamo con gli altri due. Ah, sì. Ce l'ho uno diverso. Sì, era quel, a Gaglio. A Gaglio danno fuoco medio a un solo nemico. No. Danno fuoco leggero a tutti. Questo qui. Magari. Vai. Tac. Porca vacca, li ho disintegrati. Vabbè, pazienza, è andata così. Ce ne teniamo. 1200-1300 di esperienza. Sode. Allora, prendiamo questo. Grande. Quanto abbiamo di soldi? 530, abbiamo superato ogni mie aspettative. Vediamo un po'. C'è anche qualcuno, stiamo attenti. Ok, ce l'ho fatta, stare attento. Vai. Allora. E anche questa è andata. Perfetto. Signora, passerei, se siete tutti quanti uguali, passerei il verdetto a chi può usarlo. Quindi, anche lui. Perfetto. SP siamo bene male messi bene. Tutti. Vai. Soldi, grazie. Fuori soldi. Ah, questo c'è da pochi. Ah, 4.000, dai. Non voglio rischiare troppo, perché sono troppe. E quindi basta così. 8-9.000 mi bastano, dai. Perfetto. Andata. 9.005. Ok, prendiamo anche questo. E adesso... questo qui farà qualcosa. Ok. Ho trovato... qui c'è qualcuno, immaginavo ci fosse. Vai, così almeno siamo a posto. Dopo andiamo a rompere là e così siamo a posto. Oh, sì. Ok, lo facciamo così. Johanna! Vediamo un po' e facciamo questo. Abbiamo vinto anche questo, dai, abbastanza bene. Bufu, vai! A chi chiediamo i soldi? Allora, chiediamo al cagnolino, dai. Fuori soldi. 7.000. Cazzo. 7.000. Mi sei incazzato. 14.000 li abbiamo quasi in tasca. Quasi, Porca troia. Certo, questi attacchi di massa sono un po' una rottura di palle. Ok. Beh, con lei non vidi. Immaginavo. Ok, a questo punto farei un ripista la qualità ridotta a tutti gli alleati, così almeno siamo a posto. A posto. Non ti conviene con lei, neanche con lui. Oh, porca, vabbè, lui è imbecille proprio. Non c'è proprio speranza per lui, proprio non c'è. Le scale proprio deficiente sempre. Vabbè, vai. Andata. Fuori soldi. E non rompere i marroni. 4.000. Ok. E adesso. Così prendiamo anche l'esperienza. Ottimo. Benissimo. 23.600. Oh, e tipo di soldi. Allora, stavamo dicendo che devo tornare qua a prendere quello. Mi ricordo che cazzo sono venuto. Devo andare qua. Ecco, mi sono scordato. Ok. E qui. Oh, adesso si ragiona. Adesso sì che si ragiona. Andiamo di qua. E qua si va. Oh, intanto si fa questo, che è molto bello. E anche queste sono andate. Poi qua si va. Oh, porca troia. Vai. Non me ne ero accorto. Va bene. Allora, voi siete delle belle rotture di marroni. Aspettate. Ok. Vai. E facciamo
Ma buffo, così almeno se questo si trova dei maroni, dovrei dare la carta bianca, che a me interessa parecchio. Quali soldi? Lo rompo per tazzito e dammeli. 2000, niente, non vale la pena. Vai. A posto. Abbiamo fatto circa 3000 punti. 3000 gold, scusa. 2008, ho detto circa, ho detto che proprio erano 3000. Yes. Ok, prendiamo questo. E qua è un bel cazzo di casino. Allora, stavo dicendo che qua deve fare qualcosa. Quindi io lo farei per vedere dove va. Oh, salve! Lei cos'è? Oh, forza per 3! Ma cazzo! Che razza di roba! E qui ci facciamo una bella shortcut, mi fa piacere. Certo, se mi fai scegliere mi fa ancora più piacere. Vediamo. Ok. Ok. Bel casino. Ecco, qui mi sa che bisogna delle soluzioni perché... Ok, forse ho capito. Devo essere molto molto veloce. Ok. E adesso che ho capito ciò, devo andare qua. Devo andare qua. E salve, signore. Ok. Pagina strappata 6. Lu Gudjeblva. Sembra algebra. Inizio a sentirmi confusa. Panther, è solo una semplice addizione. Foraggio. Vai. Ecco qua. E anche questa è andata. E adesso possiamo ritornare di sopra. Cioè, andare di sopra, non ritornare. Qui si può aprire, certo. Vai. Perfetto. Oh, che bella cosa. Shortcut. E abbiamo aperto anche questo. Mi piace. E adesso dobbiamo andare, ho detto, di là. Di qua. Dove cazzo non l'avevo visto? Allora, fatemi capire perché c'è un modo di andare in un punto che non sono andato. Allora, là. Ok, e come ci vado là? Da qua, che discorsi faccio io? Non li faccio bene i discorsi, porca vacca. Di qua e di qua. Ecco qua, vedete? Oh, polvere dell'anima. Non ricordo esattamente cosa faccia di SP. Però voglio un attimo guardarci, guardo mai. Polvere dell'anima, adesso trovarlo. Perlina. Polvere dell'anima. Eccoli qui, abbiamo 7. Di pista 50 punti di SP in alleato. E non è poco, eh. Guardate quanta roba abbiamo. Cioè, qui siamo proprio, fuori. Ma proprio tanti. E carte 41. Sempre 41, vediamo, non ne abbiamo più trovate. Vabbè, pazienza. Fatto ciò, possiamo scendere. Finalmente abbiamo fatto anche questo. Possiamo andare. E vedere cosa manca di là. Manca una porta. Qua. Ah beh, questa qui è quella che dobbiamo prendere da dietro. Come cazzo la apriamo questa? Io li spenderei 10.000. Tanto li faccio con niente. 20.000? Dai, li facciamo con poco. Magico! Andiamo, tanto c'ho voglia di stare... Aperto troppo tempo, vai, apri. Ok. Ma porca troia. Ah, era tutto qui? Beh, mi fa tanto piacere. Vabbè, comunque sia. Scusate, dovevo farlo prima. Vabbè, è andata così. Infatti, da 20.000 li faccio subito. Allora, andiamo di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, porca troia, non li ho fatti questi. Dove cazzo ho dimenticato di fare questi? Che strano. Devo aver lasciato indietro una telecamera. Che strano. Chissà dov'è. Allora, calma, che ce la possiamo fare. Va qualcuno. Ah, qui c'è qualcosa effettivamente che non abbiamo ancora guardato. Eccola. Mi sembrava strano. Ok, anche queste sono andate. Pazienza, adesso vediamo tutto, non vi preoccupate. Prima di andare lì, volevo fare qui, vedere dove andiamo.
Vediamo un po'. Dove stiamo andando? Oh. Qui ci deve essere qualcosa. Perché arrivare fino a qui? Ah, ci sono queste. Oh, bene. Beh, ottima cosa. E quindi così ha fatto il 100%. No, col cazzo, perché ce n'è una rimasta lì che non ho preso. Non ho preso quella. Sono sbadato e distratto. Adesso mi tocca andare lì, però. Un attimo, vediamo un po' come rimediare al problema. Ok, posso tranquillamente farlo anche da qua. Scendo un attimo, poi ritorno indietro. Non c'è problema, perché mi piace prendere tutto, l'ho detto e lo faccio. Allora, per ritornare su qua, come facciamo? Dobbiamo tornare su lì. Adesso devo trovare la strada. È che non me la ricordo più. Allora, di qua non è neanche. Secondo me eravamo saliti da un tipo una corda che potevamo usare. Adesso batte di quella della cazzo forse. Deve essere qui da qualche parte. Allora la trovo, la cerco e vi dico. Ok, dai. Esattamente qua, vedete la minimappa, così almeno siamo a posto. Ci vado perché, scusate, non mi piace lasciare cose indietro. Ed era esattamente là. Non ce ne sono altri? No. Per andare là devo fare il giro di qua. Così. Così. E l'abbiamo preso. Ok. Cavolo, non posso lasciarmi uno indietro. Dai, non è così che si fa. Adesso faccio tutto il giro come ho fatto prima. E ci vediamo fra poco. Ok, ci siamo. Dai, non lo faccio messo tanto. Allora, andiamo a prendere qua. E qui dobbiamo scrivere il codice 1841. Dovrebbe seguire lo stesso principio visto finora. Dobbiamo convertire la parola in numeri. Credo che tu abbia ragione, spero solo che sia possibile con gli indizi di nostro possesso. Ok. Siete rapidi. Gold. Esatto. Ci provo. 1841. La scheda che dobbiamo seguire è la seguente. L uguale a U più G. D uguale G. G uguale 1. O più H uguale 10. Cioè, c'è da morire a fare una roba del genere. H uguale a 2. O uguale a 8. L uguale a U più G. D uguale a G. L uguale a 4. L uguale U più G. Non capisco la differenza. D uguale G. E D uguale 1. Non ci ho capito un cazzo di niente. Beh, sono contento. Comunque sì, il codice è quello. A posto. Oh, porca vacca. Grande, l'abbiamo beccato di nuovo. Questo oro scintillante. Di nuovo. Questo è il frutto del mio duro lavoro. È orgoglioso di quello che fa. Gli serve un controllo al cervello. Controllino, cioè, parlato lui, ha parlato. In questo mondo sarò invincibile, onnipotente. Sono cambiato, non sono più la persona di un tempo. La persona di un tempo? Cosa gli è successo per diventare così? Non lo so, ma il passato non ha importanza, le sue azioni sono imperdonabili. Hai ragione. Ora, se le mie deduzioni sono esatte, quello dovrebbe essere l'ultimo meccanismo. Va bene, torniamo a controllare i caboclo. Sappiamo dove si trova, quindi dovremmo essere dovrebbe essere facile, che ne pensi, Joker? Andiamoci subito. Perfetto, da qui. Allora, prima di fare ciò devo andare a salvare. Dobbiamo andare a salvare qua nella safe room. Perfetto. A posto. Salviamo e ci salutiamo, così nel prossimo episodio facciamo l'ultimo pezzo, poi usciamo e dobbiamo pensare a molte altre cose, perché ci dice la guida che ci serviranno almeno 300.000 gold, yen li chiamano, in totale, per far sì che potessimo sfruttare al massimo questi soldi per migliorare le nostre statistiche e i nostri personaggi e compagni, insomma. Quindi ragazzi, per il momento finisco qua, vi saluto, vi invito come sempre a lasciare un like e soprattutto un commento nella sezione commenti per farmi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi saluto, ciao ciao.